Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, come state? Oggi unboxing in collaborazione con il sito Elbiz. Perdonate il cerotto, ma ho adottato una piccola belva di nome Nina e quindi ogni giorno è un disastro. Disastro perché morde, morde come se non ci fosse un domani e ho tanti segni sulla mia pelle. E quindi piano piano credo che imparerà anche perché adesso è piccolissima, ha solo 3 mesi ed è con me da quando aveva 1 mese. L'abbiamo appunto salvata, la piccola bestiola. E niente, mo è di là che sta facendo il suo riposino e io finalmente posso registrare un video. Quindi se mi vedete una tantum sul canale, cioè se mi vedete ogni tanto, è questo il motivo perché appunto è ancora cucciola, quindi necessita di attenzione 24 ore su 24 e quando dorme sto tranquilla. Niente, bando alle ciance, anche perché sennò mi dite che mi dilungo troppo. Vi mostro cosa ho scelto in collaborazione con il sito Elbiz. Questo è il ricapitolo di tutti i prodottini scelti. Ne ho scelti appunto 21, infatti sono 2 pagine di prodotti. E vi ricordo che il codice sconto per quanto riguarda Elbiz è GAD3OFF02 per avere appunto il 3% di sconto senza minimo di spesa. E adesso vi mostro cosa ho preso. Il primo prodotto che vi mostro è questo stampo appunto per resina. Questo è il codice, misura 132x134 mm a forma di stellina, è adorabile questo stampo. E le punte, come vedete, sono decorate, sono fatte in questo modo, davvero molto carino, molto particolare. Non vedo l'ora di realizzare appunto un video in collaborazione con questo stampo. Ovviamente andrò ad utilizzare la resina epossidica. Poi ho preso anche un secondo stampo per realizzare dei sottobicchieri, davvero particolare, ed eccolo qua. Questo è il codice, misura esattamente 127x160 mm ed è carinissimo questo stampo. Poi ha tutta questa decorazione fatta appunto in basso rilievo. È carinissima, davvero molto molto bella e me lo immagino già tutto decorato appunto con i pigmenti. Questo sicuramente vi mostrerò la resa in un video anche, non so se in collaborazione, ma credo che farò sempre un video di resina e un video di perline. Quindi per quanto riguarda il video di resina farò la stellina, per quanto riguarda il video delle perline farò sicuramente qualcosina. Quindi questo ve lo mostrerò, diciamo, in un prossimo video. Poi ho preso anche i cipollottini in 2 colorazioni. Questi qui sono misura 4x3 mm. Ho preso questa bellissima colorazione, molto molto bella, tutta bella scintillante. E poi ho preso anche questa qui che è una sorta di acqua marina, sempre misura 4x3. Molto bella anche questa. La trovo una colorazione sicuramente molto estiva. Poi ho preso dei bezel. Ho preso sia la versione questa qui grande, questo è il codice, sono in acciaio, questi qui sono da 27 mm. Sono questi tondi davvero molto belli. Ed eccolo qua. Vedete, sono piatti. E poi ho preso anche questa versione piccina da 12 mm. Questo è il codice da 12x9 mm ed è carinissimo anche questo, anche se sono davvero molto molto piccoli. I bordi sono un po' più alti rispetto a quello di prima, ma è davvero adorabile. Questa me la immagino come charms vicino a un braccialetto o anche dei piccoli pendenti, perché no, per una collanina. All'interno della confezione in entrambi i casi ci sono sempre 5 pezzi. Poi ho preso questi altri pendenti sempre in acciaio ed ecco qua il codice. All'interno della confezione sono presenti 2 pezzi. Aspettate che... Eccolo qua. Sono confezionati singolarmente.
Questo è appunto il pendente in acciaio con foro qui in alto e questi li vedo davvero molto adatti per degli orecchini. Non so perché, ma come elemento come orecchini o anche come un pendente oppure come decorazione vicino alla borsa, perché no? Sono davvero molto molto carini. Poi ho preso un cutter ed eccolo qua. Questo è il codice. Avevo quello della Beadsmith, ma mi ha abbandonato. Fatto appunto in questo modo. Questo mi trovo benissimo con questa tipologia di cutter perché vado a tagliare sia il filo di nylon ma anche quello lì della Miyuki. E quindi ho ripreso questo qui per metterlo appunto nella sezione delle perline. Poi ho preso anche questo braccialettino in acciaio, davvero molto carino, con la mano di Fatima. Questo l'ho preso per mia sorella, ma lo riprenderò anche per me perché me ne sono innamorata. Davvero molto molto carino. Molto carina, come vedete, è un pochettino curva per seguire appunto il polso, ma anche la caviglia, volendo può essere tranquillamente anche una cavigliera. E poi ha questa catenina molto sottile con questi pallini tutti colorati. Davvero adorabile. Stesso discorso anche dall'altra parte. Poi c'è l'estensione di catena e ovviamente il moschettone, interamente appunto in acciaio, molto molto carina, cioè è carinissimo. Aspettate, ve lo mostro, davvero molto molto carino, e quindi sicuramente lo riprenderò anche per me. Poi ci sono anche altri, oltre alla mano di Fatima ci sono anche altri soggetti centrali, quindi ce ne sono diversi sul sito. Poi ho preso due scatoline di latta, questa è la prima. Ed ecco qui il codice. Le trovo carinissime. Questa appunto ha l'elefantino con i palloncini e poi tutto attorno ha dei sorti di cavallucci. Questa appunto il coperchio fatto in questo modo. Io le adoro le scatoline in latta. Sono davvero molto carine. E poi ne ho presa anche un'altra. Questa è adorabile. Questo è il codice. Ed è davvero un amore. Ed eccola qua. C'è la scritta appunto Back to School con i bambini. Carinissima. Stesso discorso anche dall'altra parte. Cioè, è davvero molto carina. Ha i due manici qui e si apre appunto in questo modo, alla cerniera appunto centrale. E poi si può tranquillamente. È una piccola borsettina. È carina carina. Queste ovviamente le metterò in esposizione nella mia camera. Sono carinissime, io le adoro le scatoline in latta con questa piccola piccola fissa. Una delle tante, ecco, non è solo questa. Lo sapete, ormai piano piano vi sto svelando tutte le mie fisse. Carinissime. Credo che metterò questo come sfondo dell'anteprima di questo video, quindi foto. Ok, ho fatto anche l'anteprima. Poi ho preso dei rivoli della Swarovski. Questi sono in colorazione acquamarina da 12 mm. Sono davvero bellissimi. Mi sto innamorando di questa colorazione. Davvero molto molto belli. Ed eccoli qua, tutto un luccichio luccichio. Sono davvero bellissimi e credo che utilizzerò questi per quanto riguarda il progettino in tessitura di perline. Quindi andremo ad incastonare sicuramente questi rivoli da 12 mm e poi mi farò trasportare dalla fantasia. Poi ho preso un bel po' di colorazioni della Miyuki. Infatti ho preso anche, prima di mostrarvi le colorazioni della Miyuki, ho preso un altro contenitore, questo qui da 28 scomparti, questo qui appunto in plastica. Mi trovo davvero benissimo con questi, già ve l'ho mostrato anche in altri video, anche con altre collaborazioni, mi trovo divinamente. E ci sono appunto 28 scomparti. Io questi vado a utilizzarli per aggiustare appunto le mie perline, per quanto riguarda le Miyuki, le Toco, la Preziosa, quindi devo aggiustarne ancora un botto di perline e quindi pian piano in qualsiasi collaborazione inserisco all'interno una di queste box in modo da poter pian piano sistemare tutto l'ambaradam di perline che ho di là. E siccome ne avevo poche, ho
rido perché di là davvero ho un botto di perline. Ho preso alcune colorazioni, alcune che non avevo, e altre invece che talmente che mi piacciono tanto che le riprendo volentieri. Allora, la prima colorazione che vi mostro della Miyuki è questa qui. Queste sono l'Amethyst Lined Crystal AB, le 274. Di solito non mi piacciono le colorazioni, quelle lì un po' trasparentine, però siccome queste avevano una finitura AB, le ho prese e vi dirò, non mi dispiacciono. Quindi devo vederle però nella resa, appunto, di una creazione come sono. Come rendono, però sono carine, ve le mostro anche così dal vivo, sono carinissime. Le ho riprese anche queste qua, queste invece hanno la finitura Purple Lined Amethyst AB e sono appunto le 356, stesso discorso, sempre un pochettino trasparentine, però come finish appunto la B e non mi dispiacciono. Ci sono diverse colorazioni come il viola, poi c'è il verde, c'è il blu, quindi non mi dispiacciono affatto. Vi faccio sbirciare anche queste. Ed ecco qua. Queste confezioni qui sono tutte quante da 10 grammi, quindi non so se lasciarle in queste fialette, il tappo tiene bene, non so se lasciarle qua dentro oppure se spostare il tutto in quelle confezioni. Non so, aspettate che me ne è partita una, mo le infilo nella bustina così. Poi ho preso altre colorazioni. Queste non sono trasparenti, ma sono appunto opaque. E queste sono le Opaque Turquoise Green AB, le 481 della Miyuki. Sono davvero un colore spettacolare. Queste già le avevo, le ho riprese. Davvero molto molto belle. Ve le straconsiglio, sempre se mette a fuoco, davvero molto molto belle. Ed eccole qua. Ho ripreso queste qua. Queste sono le Matte Opaque Light Denim ed è uno spettacolo come colorazione. Sono le 2038 della Miyuki ed è appunto il color denim. Sono davvero belle. Anche queste vi faccio sbirciare dalla confezione. Sono davvero bellissime. Ed ecco qua. Poi ho preso questa colorazione qui, che è appunto l'Opaque Light Orange Luster, le 423 della Miyuki. Di solito l'arancione non è un colore che mi aggrada, ma queste sono carine. Sono davvero molto carine. Infatti è il mio primo arancione. Sono carinissime. Vi faccio sbirciare anche questa. Molto molto carina, quindi sicuramente prenderò altre colorazioni, principalmente opaque oppure anche le Duracoat oppure tutte colorazioni belle piene. Non mi piacciono tanto quelle trasparentine, quindi, ma credo che si noti perché tutte le colorazioni che utilizzo sono principalmente quelle. E poi ho preso sempre della Miyuki due tipologie di oro. Queste sono due tipologie di oro che non perdono colore, quindi ve le consiglio se siete alle prime armi. Queste sono appunto le 4203 della Miyuki e appunto sono le Duracoat Galvanized Yellowed Gold, che è il mio colore preferito. In assoluto, infatti è il mio finish preferito, quello dorato, e quindi ho preso sia questo qui che è un po' più scuretto di un pelino e poi queste qua che sono un po' un oro un po' più tendente al giallo, un po' più chiare, e queste invece sono le 4202 sempre della Miyuki, sono appunto le Duracoat Galvanized Gold. Ve le mostro vicino così vi. Ed ecco qui la differenza di colore di entrambi, le 4202 e le 4203 della Miyuki. Davvero molto molto belle.
sono i miei, cioè il mio finish preferito. O prendo queste qui della Miyuki, appunto Duracoat Galvanized, oppure prendo le Permanent Finish della Toco. Sono le perline che amo di più. Poi in ultimo ho preso questo foil oro, ovviamente, per utilizzarlo per la resina epossidica. Ed eccolo qua. O anche con la resina OB, perché no? Ho preso appunto questo. E questi sono tutti i prodotti scelti appunto dal sito di Elbiz. Spero siano di vostro gradimento. Vi lascio tutti i link utili in descrizione. Seguiranno due video in collaborazione con Elbiz, sia di resina e sia di perline. Quindi aspettatevi tante cosine carine. Un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!